Mister Pokeshi, deluso? Sì, oggi molto deluso la prestazione. Abbiamo giocato solo i primi 20 minuti, poi la squadra è sparita dal campo, colpe mie, perché magari devo riguardare qualcosa dentro di me, perché devo capire, un giocatore così importante come Valiant non può fare degli errori, ma per me sono degli errori di un modo di giocare troppo spregiudicato mio, e che lui rispetto agli altri soffre questa pressione, che forse gli do uno contro uno, perché una palla che sta andando sul fondo, io non la posso buttare a calcio d'angolo, non la posso rimettere con il sinistro dentro l'area. Sono cose che vengono solamente perché non si è sereni, e lui evidentemente, io devo recuperare un giocatore troppo importante, il giocatore più forte che ho. Non posso, sono io che devo andare incontro in questo momento alla squadra. Io ho un atteggiamento propositivo. Essere propositivo e essere magari per qualche giocatore troppo spregiudicati, ho notato questo. Quindi bisogna lavorare sulla testa di questi ragazzi, perché anche il rigore che si sbaglia non si è sereni. Quindi vediamo un attimo, forse gli chiedo troppo con l'aggressività, troppo con questo palleggio. Dobbiamo un po' imparare a giocare come gioca tutti quanti, e poi quando magari abbiamo preso i mezzi, abbiamo dentro di noi qualche certezza in più. Anche speriamo che qualche risultato, ma sono molto fiducioso. Abbiamo due partite in casa adesso, e con l'appoggio del nostro pubblico dobbiamo cercare subito di ripartire con due vittorie, e vedremo. E sono io che devo andare incontro a loro, perché non è possibile che un giocatore così forte, perché è il più forte che ho a livello proprio di forza fisica, di aggressività, di marcatura anche. No, oggi ho fatto due errori che neanche nelle categorie minori, ragazzini quando si giocano con gli under, fanno. Quindi però per me rimane un giocatore fondamentale per la mia squadra. Parlo del singolo o del reparto, nel senso che cambierà modulo in fase difensiva? Dobbiamo trovare, io devo lavorare con loro, devo trovare, la squadra mi segue, ha molto entusiasmo, giochiamo, siamo venuti a Bari, abbiamo fatto il primo quarto d'ora bello. Tre volte ha tirato tremolata, una traversa, e poi abbiamo fatto uno o due regalato, siamo ripartiti, e subito calcio di rigore, poi calcio di rigore, abbiamo preso il gol, c'erano otto giocatori miei tutti fermi sulla riga di tra tre quarti e il limite dell'area, e abbiamo preso il gol. Quindi dobbiamo un attimo, per me devo dare più tranquillità dietro, loro hanno delle certezze, io l'ho un po' violentati a livello proprio di personalità, ci vuole molta, per fare questo tipo di gioco capisco che ci vogliono molte molte attitudini, avere un'alta personalità. Evidentemente qualche giocatore sta soffrendo questo, ma io non metto in dubbio le loro capacità. Sono convinto che Valiant ci farà vincere qualche altra partita, sono convinto che Albadoro questo sbaglio che ha fatto non gli accadrà più, poi con me il primo rigore che sbaglia, Artano ne ha fatti 5. Sono cose che vanno, nel calcio ci sono dei momenti che le cose vanno bene, non parlo di fortuna e di sfortuna, ci sono dei momenti, la fortuna e la sfortuna nel calcio è un alibi solo dei perdenti, non esiste solamente le capacità, e noi bisogna che queste nostre capacità le dobbiamo in fretta imparare e tirarle fuori al momento giusto. Oggi siamo stati, oggi guarda, se devo decidere tra il risultato e la prestazione, sono più contento per il risultato 3-0. La prestazione è stata, levate questi attimi, a me non mi piace uscire dal campo battuto. Posso perdere, ma non posso essere battuto sotto l'aspetto del gioco. Siamo stati in alcuni momenti, la squadra, ci siamo un po' smarriti. Eppure, voglio dire, ammettendo sicuramente la superiorità del Bari, che ha giocato una gran bella partita, la Tenana ha avuto fra il primo e il secondo gol del Bari la possibilità di pareggiare con l'attraverso di Defendi. Poi nel secondo tempo, squadra che era rientrata bene in campo, quel calcio di rigore poteva anche riaprire la partita. Sì, però stiamo sempre parlando di episodi che io nel calcio non voglio dare degli alibi ai miei calciatori. Oggi c'è stata una partita, ed è la terza partita che ne subiamo tre gol, quindi sono io che devo trovare questi rimedi. L'episodio non me ne frega niente. Magari finiva, io una partita del genere l'ho vinta a Foggia l'altro anno, 2-0, bambola, ma non una bambola come questa nel primo tempo. Poi abbiamo fatto il 2-1 e pensiamo a vincere 3-2.
queste sono partite che purtroppo non mi è piaciuto, non è piaciuto. La squadra è stata sempre in campo, o perde 2-0, 3-0, 4-0, ha un'idea di gioco, lavoriamo per un'idea di gioco. Oggi ho capito alla terza trasferta che questa squadra forse metto troppa pressione sui miei difensori, perché magari quell'uno contro uno gli dà troppa, o magari questo gioco da farlo partire troppo dietro. Devo valutare, devo vedere, devo capire, devo parlare con loro, perché noi non siamo sicuramente, il Bari c'è superiore in tutto e per tutto, però un 3-0 almeno, ti ripeto, mi è piaciuto più il risultato della prestazione. Ma riequilibrata insomma questa squadra, non è una questione di equilibrio, è una questione di convinzione. Io devo stare sereni, questi sono errori che non, la squadra, i difensori soprattutto non sono sereni, perché centrocampo attacco fanno, creano, anche se poi ci giriamo, guardiamo il Bari e in panchina c'era dei giocatori, no, non mi fate far dire discorsi. Io devo lavorare sulla forza di questa squadra, e la forza di questa squadra deve essere cattiveria, rabbia, e poi dobbiamo avere il nostro pubblico. Quindi adesso abbiamo due partite in casa, dobbiamo sfruttare il dodicesimo uomo in campo, perché noi, il nostro campionato sarà un campionato di sacrificio, sarà un campionato di lotta, di sudore, e oggi qualche volta ho visto tacchi e punta che non se lo possono permettere. Io la Ternana non voglio vedere più tacchi e punta, non posso vedere giocatori che fanno tacchi e punta, perché questa è una squadra che deve avere la fame sempre. Se noi ci perdiamo, che non abbiamo più fame, andiamo in difficoltà, facciamo fatica con tutti. Quindi cattiveria, obiettivo e determinazione. Ma tu non l'ha deluso? Ha deluso nessun giocatore, non ha deluso nessuno. La delusione viene da parte mia, perché devo capire che certi giocatori magari soffrono certe pressioni, perché Valiant è il giocatore più bravo che noi abbiamo e non può fare determinati errori, tutto lì. Quindi sono io che devo andare incontro al ragazzo, sono io che devo andare incontro al reparto, al singolo, devo lavorare, ho bisogno di lavorare. Quindi abbiamo fatto una bellissima partenza, adesso sono due partite che siamo caduti due partite, una forse non ce ne siamo accorti perché abbiamo fatto una mezza prestazione, ma forse era un avversario diverso. Quindi io valuto queste situazioni. Oggi con un avversario di categoria superiore che sicuramente giocherà le sue carte per vincere il campionato, ma non è una super, non è una squadra che ammazza il campionato, anche lei ha sofferto con noi, perché ci ha sofferto il nostro modo di giocare, l'abbiamo attaccati all'inizio, poi è normale, ho visto che loro giocavano, ci hanno fatto il torello, ma quello l'hanno fatto nel momento che la squadra mia anche per campo non c'era più. Me l'ha consolato Valiant, è un ragazzo giovane, un ragazzo, ho detto che è il più forte, gli errori li hanno visti tutti e se ne è accorto anche lui, non si può fare un errore, non è ammissibile a livello individuale. Dice, ma non alleni? Non è una questione di allenarlo, quella è una questione che in quel momento il giocatore evidentemente non è sereno in questa posizione a tre. Concludiamo, non so se è la mia sensazione, ma Montalto è entrato male in partita. Che succede? È rimasto scottato, magari deluso? Non parlo di certe situazioni che io so la sua testa, lui conosce la mia. Montalto è un giocatore così, è il pazzarello dello spogliatoio. Quindi io già gli ho detto, è un giocatore importante, lo sarà, deve fare di più sicuramente, deve lottare di più, voglio più determinazione. Però non è il problema lui, come non è il problema Valiant. Il problema è che questa squadra deve ritornare a giocare con la fame che abbiamo giocato le prime tre partite, perché noi siamo quella squadra lì, e abbiamo bisogno del nostro pubblico. Quindi il nostro fortino ce l'abbiamo liberati, è lì che ci dobbiamo costruire i nostri punti in campionato. Fuori casa sicuramente per un periodo faremo altro, non daremo più praterie, uno contro uno, belli davanti, gli assi di parto. È normale che è una partita che mi assumo io le responsabilità, perché sono io che li mando in campo, sono io che gli chiedo il modulo, sono io che gli chiedo quello che devono fare. Quindi sono responsabile mia, i calciatori non c'entrano niente, e sono io che devo lavorare, sono io che devo essere più bravo, sono io che devo andare incontro a loro. Sono io che devo andare incontro a loro e devo capire, perché la mia squadra fa degli errori che non sono errori che il giocatore è scarso, sono errori di concentrazione, di panico, di paura, e devo capire il perché c'è questa indecisione. Saluto ai tifosi, poi
Oggi l'ho contato, erano 58, li abbraccio tutti, mi dispiace, che devo fare? Io vorrei tanto regalargli la prima vittoria in trasferta, ma mi accontenterei di vincere con Inzaghi sabato e quella di martedì e ritorneremo un po' tutti quanti sereni, ma il calcio è difficile e le vittorie non si vincono parlando, si vincono lavorando, sudando e dare di più. I miei ragazzi sono i primi ad essere delusi. Ma noi faremo della nostra pelle, la venderemo cara agli avversari da oggi in poi.